Benvenuti, in questo video parleremo della funzione Trova il mio dispositivo, presente nei dispositivi Android. La funzione è integrata nel servizio Google Play, servizio preinstallato nel sistema, e permette, come vedremo più dettagliatamente nel proseguimento del video, di localizzare, far squillare o resettare il telefono da remoto. Per permettere l'utilizzo della funzione è necessario abilitarla in Amministratore dispositivo, menu presente sotto la voce Sicurezza in impostazioni. E assicurarsi che sia spuntato l'opzione Trova il mio dispositivo. Premendoci sopra, possiamo vedere una descrizione della funzione e l'elenco dei suoi permessi. Prima di utilizzare la funzione, assicuriamoci che il nostro dispositivo sia visibile a Google Play. Per fare ciò, apriamo il nostro browser e rechiamoci all'indirizzo play.google.com/settings. Dopo aver effettuato l'accesso, col nostro account Google, possiamo notare un elenco di tutti i nostri dispositivi associati all'account. Ora, ci basta solo assicurarci che sia presente il segno di spunta su mostra nel menu, a fianco al dispositivo che vogliamo rendere visibile al Google Play. Dopo aver reso il nostro dispositivo visibile al Google Play, possiamo trovarlo da remoto, da qualsiasi dispositivo. Ci basta andare sull'indirizzo android.com/find. Sempre dopo aver effettuato l'accesso, nel caso avete più dispositivi visibili vi verrà mostrato un elenco che vi permetterà di scegliere quale dispositivo volete trovare, altrimenti vi connetterete direttamente all'unico dispositivo presente. Il dispositivo da trovare ovviamente dovrà essere connesso a internet. Ora, se il vostro dispositivo, oltre ad essere connesso a internet, ha il servizio di geolocalizzazione attivo, potrete individuarlo sulla mappa. Altrimenti, se è solo connesso ad internet, potrete farlo squillare ad alto volume fino a che non lo interrompete dallo stesso dispositivo. Potrete aggiungere un messaggio o un numero di telefono alla schermata di blocco, utile nel caso il dispositivo venisse trovato da altri. Ed infine, potete resettarlo da remoto, funzione che, come è possibile anche leggere, resetta il dispositivo non appena questo si connette ad internet. Tieni presente che il reset potrebbe non essere applicato alla memoria esterna e che dopo aver resettato il tutto non è più possibile trovare il dispositivo. In caso di furto del dispositivo invece, metterò maggiori informazioni in descrizione. Ti è piaciuto il video? Lascia un like o commenta. Visualizza altri video della playlist o iscriviti al canale, cliccando sul logo in basso a destra. Ricorda solo di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Seguimi anche sui social. Troverai il link qui sotto in descrizione.